Miggiano si colloca nella parte settentrionale del Capo di Leuca e conta una popolazione di 3.500 abitanti. L'abitato del paese confina con i comuni di Ruffano, Montesano Salentino, Tricase e Specchia e si estende in una zona pianeggiante protetta ad occidente dalle alture delle serre salentine. Miggiano vanta un'energica attitudine industriale, particolarmente legata alla produzione di infissi ed elementi di arredamento, consolidandosi così nel circondario come distretto del legno e del mobile. Antica è la presenza dell'uomo nel territorio miggianese, come attesterebbero preziosi rinvenimenti archeologici. Più significativi sono gli studi effettuati in località Pozzelle, dove le emergenze testimoniano la presenza di un casale di epoca medievale, poi abbandonato nel corso dell'Evo moderno. Secondo la tradizione storica documentaria, l'epopea feudale di Miggiano ha inizio durante il dominio normanno, ma è tra i secoli XVII e XVIII che il casale inizia a vivere un periodo florido dal punto di vista sociale e finanziario, con il susseguirsi delle tre famiglie feudali salentine, dei Lubelli, dei Gallone, principi di Tricase, e dei Vernaleone, ultimi feudatari. A cavallo del 600 e 700 risalgono i frantoi ipogei presenti nel territorio comunale, vere testimonianze di una viva e intensa attività industriale, legata alla produzione e alla vendita dell'olio, peculiarità che ha animato la società miggianese per diversi secoli. Ancora oggi la tradizione economica si sviluppa nella produzione agricola, concentrandosi in particolare nella coltivazione dell'olivo, albero che nella campagna miggianese si estende in vaste distese verdeggianti. Negli ultimi anni a Miggiano si è consolidata la produzione d'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva, che qui è lavorato con cura da rinomate aziende agricole e biologiche che hanno fatto della qualità e della biodiversità un marchio di garanzia. Autentico nella sua integrità è il paesaggio rurale, conservato e cinto dal pietrame dei muretti a secco, testimonianza delle tipiche e antiche architetture della civiltà agricolo-pastorale del Salento meridionale. Passeggiando nella campagna miggianese si possono fare piacevoli incontri, come le paiare, edifici rurali realizzati con le pietre a secco. Le paiare avevano differenti utilizzi, adoperate ad esempio come deposito o nei mesi più caldi usate anche come abitazione dai contadini. A Miggiano la tradizione commerciale si coniuga all'innovazione nel moderno quartiere fieristico, collocato alle spalle del palazzo del municipio sulla via provinciale che conduce a Taurisano. Nel mese di ottobre, infatti, Miggiano è sede della prestigiosa Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura del Sud Salento, istituita per la promozione e la valorizzazione dei prodotti della cultura salentina. Le bellezze di Miggiano si coniugano alla tradizione dell'accoglienza salentina, che qui nel Capo di Leuca conserva ancora le tipiche caratteristiche dell'antica ospitalità del Levante.
Camminando tra le caratteristiche stradine del borgo antico di Miggiano, si riscopre facilmente la grazia della semplicità e dell'autenticità salentina, immergendosi tra i colori caldi del Carparo nudo e degli antichi intonaci. Il cuore dell'abitato accoglie differenti tipologie dell'architettura tipica di Terra d'Otranto, come le forme solenni delle case palazziate e gentilizie, che maestose si ergono sulle strette viuzze. Esse mostrano i segni dell'opulenza familiare attraverso i monumentali stemmi araldici e i piccoli oratori privati. Nel cuore migianese fa sfoggio il bugnato liscio, il quale incornicia gli antichi portali intagliati secondo il gusto decorativo seicentesco. L'edilizia popolare si mostra agli occhi del visitatore nelle tipiche case a corte, nuclei abitativi diffusi nella maggior parte dei centri abitati salentini. Le corti garantivano alle famiglie maggiore sicurezza e differenti tipologie di servizi in comune, come la cisterna per la raccolta dell'acqua, la pila per lavare e piccoli magazzini per la conservazione degli attrezzi e degli alimenti. Nel cuore dell'abitato popolare si può incontrare il piccolo oratorio di Santo Ronzo, frutto della sobria devozione religiosa delle genti di Miggiano. In cima spicca ancora oggi il campanile a vela, in ricordo del santo vescovo leccese invocato in passato contro le malattie infettive. In piazza Municipio vi è innalzata la colonna di San Vincenzo Martire, patrono della città, ed eretta dai miggianesi nel 1772. Lo scenario della piazza è dominato dalla presenza del Palazzo Municipale, restaurato di recente, conserva in cima l'orologio meccanico ed il piccolo campanile civico. All'interno del palazzo i visitatori potranno ricevere adeguata accoglienza rivolgendosi all'infopoint turistico del comune di Miggiano, prenotando una visita guidata nel delizioso centro antico. Maestoso il Palazzo Vernaleone, per secoli sede rappresentativa del potere feudale. L'impianto dell'edificio ha origini cinquecentesche, sebbene l'intera struttura sia stata audacemente modificata nel corso dei secoli, sino a perdere completamente l'antica fisionomia militaresca. Proseguendo verso via Santa Barbara si incontra il grazioso parco comunale, confinante con la signorile Villa Episcopo. Su un'area di un ettaro, interamente dominata dagli alberi di leccio a fusto alto, si estende il prezioso polmone verde della comunità miggianese, luogo di incontro di famiglie e giovani del paese. Diverse sono le attività che il parco propone ai visitatori, dai passatempi ludici ai percorsi fitness sportivi. Piacevole immergersi nella natura incontaminata del Parco Comunale di Miggiano, a contatto con tutti gli elementi caratteristici della flora della macchia mediterranea, in piena libertà e a pochi passi dal centro antico. Chiesa parrocchiale di Miggiano è dedicata al santo martire Vincenzo, patrono della città. La struttura originaria, risalente come tradizione storica al Cinquecento, ha subito nel corso dei secoli importanti modifiche strutturali e stilistiche. Oggi la facciata appare sobria e austera, ritmata dai tre ingressi e dalle tre nicchie che conservano le statue lapidee dei santi apostoli Pietro e Paolo,
e dall'effigie di San Vincenzo che sovrasta la monumentale porta principale. L'edificio, di recente restauro, al suo interno si apre in un'ampia navata incorniciata dalle cappelle e i relativi altari laterali, frutto della devozione religiosa della comunità miggianese. Preziosa è la tela attribuibile al pittore neretino Antonio Donato d'Orlando, datata al 1616. Al centro della scena è raffigurato il santo protettore Vincenzo mentre riceve dal cielo la corona e la palma. In calce, ai lati, sono riportate alcune vicende agiografiche, come la rappresentazione del martirio sulla graticola. Ai piedi del dipinto si conserva la statua processionale del santo, protetta nella nicchia che reca lo stemma civico dell'Universitas Miggianese, ancora oggi riscontrabile nel gonfalone del comune, un albero di melo. Le decorazioni rocaille e i preziosi stucchi colorati si mostrano nell'altare della Vergine del Carmine. Al centro della tela è raffigurata la Madonna con il Bambino, intenta ad offrire lo scapolare alle anime purganti disposte ai loro piedi. In alto, racchiusa nella sinuosa cornice, si fa evidente una tela di Sant'Oronzo, secondo la tradizione, primo vescovo di Lecce. A pochi passi dalla matrice, caratteristica è la Grotta dell'Abbraccio, che ospita la sede del MUMIG, museo che raccoglie reperti, manufatti e abiti liturgici che raccontano la storia della Chiesa Madre Miggianese. Nei pressi del cimitero monumentale di Miggiano si incontra la deliziosa cripta di Santa Marina, importante monumento salentino afferente alla cultura e alla tradizione religiosa italo-greca. Posizionata sotto l'omonima chiesetta, costruita nel corso dell'Evo moderno, la cripta si sviluppa in tre ambienti ipogei. Sulle pareti si individuano ancora importanti affreschi, risalenti, secondo gli studiosi, al lungo asse cronologico stimabile dall'XI al XIV secolo. Più tardo è invece l'affresco della santa titolare Marina, raffigurata nella sua tipica posa iconografica, con palma e martello, intenta a soggiogare un drago. Tra le popolazioni del Salento meridionale, Santa Marina è invocata contro l'ittero, tradizionalmente definito come male d'arcu. Le forme pittoriche bizantine restano evidenti nell'affresco della Dormitio Virginis, la pittura più antica della cripta. Nella scena è raffigurata la Dormizione di Maria, distesa nel folto gruppo degli apostoli che ne celebrano le esequie. Nella parte superiore si nota la figura di Cristo che accoglie tra le braccia l'anima della Vergine, in gergo iconografico definita Eidolon. Altri affreschi impreziosiscono la cripta, come l'effigie di San Nicola Vescovo di Mira, spesso presente all'interno dei programmi decorativi realizzati nell'ambito del culto italo-greco. L'invaso probabilmente aveva una funzione originaria sepolcrale, così come è stato ipotizzato nelle recenti attività di studio. La cripta di Santa Marina di Miggiano si colloca all'interno del prezioso patrimonio storico di matrice bizantina, cultura che nel Salento si è sviluppata per secoli nell'identità italo-greca.